Il momento che a noi piace tantissimo, la nostra creazione, la nostra creatura, la Social Club Cup. E diamo il benvenuto a Dani Orgoglio Gobbo, youtuber, e anche ad Antonio Surano, Juventus Club Casarano Gianni Agnelli. Ciao ragazzi! Ciao, Ciao, buongiorno! grazie Allora, mille. Grazie mille. direi, e questa volta passo io la palla a Simone. Simone, adesso vi dà un po' le linee guida della nostra competizione, del nostro quiz, e poi magari facciamo una prova per far sì che abbiamo tutti capito, insomma, e poi si parte col quiz, ecco. Vai, Simo. Ma è molto semplice, ragazzi. Sono cinque domande che noi vi leggiamo alternandoci. Il primo che le indovina tre, quindi il primo che raggiunge il punteggio di tre, vince sostanzialmente e si qualifica al turno successivo. Domande a cui dovete prenotarvi. Ecco, diciamo che il gioco sta nella difficoltà anche in brevissimo tempo capire quella che è la risposta da dare e prenotarsi. Poi, ragazzi, se uno si prenota per primo e sbaglia, l'altro ha la possibilità di dare la risposta giusta. Il consiglio, visto che è successo la settimana scorsa, se date la risposta sbagliata, no, non correggetevi dicendo quella giusta, perché così date un assist all'altro e perdete il punto, perché nel caso in cui non dovesse saperla nessuno dei due, andiamo avanti con altre domande e si rimane lì fermi senza punti assegnati a ognuno. Ragazzi, dovete anche studiare, pensatelo qua, in pochi secondi, un modo per prenotare la risposta. Potete dire Forza Juve, potete dire il vostro nome, non lo so, nell'altra sfida un concorrente diceva Siu alla Cristiano Ronaldo e l'altro Dybala Mask. Quindi, volendo, potete anche usare il loro nome di battaglia. Avete qualche idea? Ma va bene Siu, per me va bene Siu. Quindi Antonio Siu, invece Dani? Io uso il mio nome, dai. Ok, perfetto. Quindi adesso faccio una domanda di prova che non varrà niente e voi provate, non so, anche con prenotarsi la domanda e tutto. Quindi questa è una domanda di prova. Chi è il portiere titolare di questa stagione della Juventus? Dani. Ok, primo Antonio. Antonio. Scusami. Ok, perfetto. Quindi la prova l'abbiamo capita. Adesso possiamo iniziare. Simo, a te la prima domanda. Ragazzi, rimaniamo sempre su portieri. Il protagonista è Gigi Buffon e vi chiediamo contro quale squadra ha esordito in bianconero in Serie A Gigi Buffon. Antonio. Con il Parma. No, no, non ha esordito con il Parma. Dani, tu la sai? No, non lo so. Va bene, allora la risposta, insomma, La questa la saltiamo perché sì, la teniamo e lì, la vai, giriamo Dani. magari per qualche nostro ascoltatore, se volete dircela al 340-5425-324 contro quale squadra è esordito in bianconero Gianluigi Buffon. Quindi andiamo sulla seconda che è un po' più facile ed è contro quale squadra ha esordito in Serie A Cristiano Ronaldo? Dani. Dani, a te. Contro il oddio, contro oddio e contro il Sassuolo. No, quello è il gol. No. Più Antonio, a te. Verona, Hellas Verona. No. Ci sei vicino, ci sei vicino. Ci sei andato vicino, Antonio. Chievo. Va bene, punto ad Antonio, punto ad Antonio. Insomma, 1-0 per Antonio. Dani, mi raccomando, tocca a te adesso fare il punto del pareggio. Simo, a te la prossima domanda. Sì, io vado qua, ragazzi, questa è una partita abbastanza storica per la Juve, quindi dovete saperla per forza. Vi chiediamo quali furono i marcatori nella prima gara ufficiale allo Stadium contro il Parma. Dani. Dani, a te. Marchisio, Lichtsteiner, Vidal. Sì. L'ultimo. Ti do un indizio. Aveva il numero 7. Pepe. Ok, 1-1, 1-1. Antonio, adesso sei chiamato a riportarti in vantaggio, mi raccomando. Ok. Ok, allora ti leggo questa.
Contro quale squadra ha segnato il suo primo gol Paul Pogba? Dani. Siu, dal VAR mi sembra che ci abbia detto prima Siu, quindi Antonio tocca a te. Fiorentina. No, sbagliato. Napoli. Giusto, Dani 2-1. Quindi adesso ragazzi è l'ultima domanda, quindi o Antonio pareggi o se no Dani va dritto ai sedicesimi di finale. Simo, tocca a te. Allora, andiamo su, stavo analizzando le domande che abbiamo, di cercarne una curiosa, ecco, faccio questa. Nella famosa serata della doppietta di Dybala al Barcellona, finì 3-0, due gol di Dybala e il terzo di? Dani. Dani, a te, match point, eh? Chiellini. E abbiamo un vincitore, abbiamo il secondo vincitore della Social Club Cup. Dani Orgoglio Gobbo, passi ai sedicesimi. Adesso Antonio, un peccato, ci dispiace molto. Dai, è stato un piacere, sono contento per l'amico, dai, che è passato il turno. È importante parlare di Juventus. Spero che tu ti sia divertito, Antonio. Come no, è stata una bella iniziativa, do un in bocca al lupo insomma ai futuri amici che parteciperanno. Antonio, come vedrai la partita di domani? La partita di domani la vediamo in sicurezza al club, insomma ci sta mancando tanto, tu lo sai che noi ogni 15 giorni eravamo presenti allo stadio e quindi per noi che viviamo di Juve ci sta mancando veramente proprio il mordente, però cerchiamo di ripartire in sicurezza anche se non saremo in tanti perché purtroppo bisogna stare nelle regole, però iniziamo a inaugurare il club insomma all'interno. Sì, ma è una curiosità per Antonio? Volevo sapere, insomma, ha sentito le ultime su Paolo Dybala, cosa ne pensa, ecco, se è un po' non le sono piaciute le sue dichiarazioni sul rinnovo oppure semplicemente gioco delle parti. Ma sinceramente ultimamente su Dybala abbiamo avuto pure un dibattito al club, non mi è piaciuto anche il video su Instagram che comunque ha postato, indipendentemente da quello che poi succederà in futuro, per quanto riguarda l'inno che ha cantato, insomma sorridendo in maniera sarcastica, del Liverpool. Sinceramente per uno juventino insomma vero, sentire un proprio idolo cantare l'inno del Liverpool, con tutto il rispetto per la sportività, quello che vogliamo, per tutto quello che è successo nella nostra storia, è veramente un oltraggio alle vittime dell'AISEL. Quindi per me ufficialmente avrebbe già dovuto chiedere scusa per quanto mi riguarda. E tante volte io su Dybala non sono mai stato convinto al 100%, perché il campione si deve vedere dentro e fuori dal campo. Quindi ogni tanto gli ha tirato le orecchie anche Pavel Nedved, quindi non a caso. E niente, quindi tutto questo mi ha lasciato un pochino pensare, perché tante volte si perde una buona occasione per rimanere in silenzio o per dire delle cose giuste che in un periodo storico come questo uno juventino si deve sentire dire da un proprio bene in meno. Io la penso così. E noi rispettiamo il tuo parere. Antonio, come sempre un grande piacere parlare con te, salutaci tutti i membri del club e che peccato, però spero davvero tu ti sia divertito. Ciao Antonio. Grazie, buona giornata a tutti. Ciao Antonio. Dani, invece giro a Simo, vediamo se legge nei miei pensieri la domanda che voglio fare a tutti i vincitori della Social Club Cup, quindi vediamo se la fai anche tu. No, Dani, credo che la domanda sia a chi dedichi questa vittoria. Ma io la dedico, dato che sono qua, soprattutto grazie a chi mi segue e a chi mi ha fatto crescere anche come canale YouTube, la dedico a loro. Dani, quindi mi raccomando, anche nel tuo canale YouTube parla della tua vittoria, sei stato bravo e adesso grazie. Ti aspettiamo ai sedicesimi di finale, non sarà facile. Assolutamente, lo so. Quindi va bene, allora un grande saluto anche a Dani Orgoglio Gobbo, youtuber, e complimenti perché sei il secondo vincitore del passaggio del turno della Social Club Cup. Ciao Dani! Grazie mille, buona giornata a tutti. Ciao Dani, grazie.